Oggi parliamo di Wish, ultimo classico Disney uscito, nonché film per festeggiare i 100 anni della Disney. Decisamente di scarna qualità, considerando che cosa dovrebbe rappresentare. La trama riguarda un bambino, magnifico, un bambino che ha perso tutto, genitori compresi, perché degli uomini razziarono la sua terra. Divenuto apolide, il trauma lo spinse a desiderare il potere, non voleva più essere debole, e così imparò la magia, e divenne uno straordinario mago. Si sposò e decise che con il suo potere non solo avrebbe protetto la sua felicità, ma anche quella degli altri. Avrebbe creato una città, Rosas, la cui ambientazione ricorda ora la Spagna, ora l'Italia. E in questa città tutti erano benvenuti senza barriere di alcun tipo, centrodestra triggered. Rosas è una magocrazia, una civiltà in cui il potere è nelle mani di chi usa la magia, nello specifico di una persona sola, perché è una monarchia. Abbiamo altri esempi di magocrazia in Magi, dove i maghi sono cittadini di serie A rispetto ai non maghi, il piano di Grindelwald, la società di Shinsekai Ori antica e, in un certo senso, Magneto negli X-Men. Ora, Rosas ha un'altra caratteristica. Tutti i cittadini al compimento della maggiore età, oppure tutti i migranti di tale età o superiore appena prendono la cittadinanza, danno il proprio desiderio del cuore, il desiderio più importante della vita, al Re Magnifico. Egli lo toglie dai loro cuori e in questo modo loro si sentono alleggeriti, non hanno più il peso del desiderio e lui custodirà il loro sogno. Ogni mese lui realizza un sogno con la sua magia, restituendoglielo nel cuore, però soddisfatto. Ora attenzione, perché come concept questo è effettivamente interessante. Ora, la protagonista Asha vuole diventare l'apprendista di Magnifico. Lei è la figlia di un grande filosofo, che è morto, classico della formula Disney, e che studiava le stelle, ed è la nipote di un uomo che sta per compiere 100 anni, come la Disney, e che spera che ora il suo desiderio venga finalmente realizzato. Asha ha una serie di amici che, sinceramente, sono strutturati male. Troppi personaggi che non hanno avuto il tempo per venire descritti, e quindi in quelle tre scene in cui compaiono, scalpitano per dire tutti quanti una o due battute che dovrebbero caratterizzarli. Diciamo che è abbastanza ovvio il tentativo di massimizzare la rappresentazione. Sono quattro maschi e quattro femmine, con ogni fototipo, dal più chiaro al più scuro. Una di loro è anche con gli occhiali e una stampella. Diciamo che è abbastanza didascalico. Non che ci sia nulla di male, è solo che, come ho detto, è esposto in modo banale. Inoltre dovrebbero rappresentare ciascuno uno dei sette nani, con Asha che sarebbe ovviamente Biancaneve. Questi personaggi hanno come uniche caratteristiche memorabili il loro aspetto. Ora, Asha fa il colloquio con Magnifico e dopo la loro canzone, la formula musical sinceramente sta stancando, almeno quando le musiche non sono così memorabili, e il film spesso mi ha fatto cringiare, chiede un favore personale a Magnifico, ossia di realizzare il desiderio del nonno. Ok, ora ho capito che si svolge in Italia e non in Spagna, cazzo, appena assunta e già le parentele, i favoritismi. Lo stesso Magnifico se ne lamenta dicendo che di solito gli apprendisti attendono un anno o due prima di chiedere favori. Effettivamente è una cosa che non ho pensato solo io, ma ha pensato un botto di gente. Asha è stata altamente inappropriata. Ma comunque Magnifico decide di dare un'occhiata ai desideri del nonno. Ed è qui che iniziano i problemi. Non i problemi del film, che sono altri, i problemi dei reactioners di YouTube, che pensano seriamente che Magnifico sia l'eroe del film. Sì, avete capito bene. Ci sono dei video che cercano di difendere Thanos, Eren, Light Yagami, Homelander e sì, anche Magnifico. In pratica scopriamo che Magnifico non realizza tutti i desideri che gli vengono affidati. E fin qui nulla di sbagliato, perché siamo tutti d'accordo che non tutti i desideri possibili sono giusti. Metti caso che uno desidera di creare una dittatura, quello che i difensori di Magnifico non hanno capito essere sbagliato. E inoltre Magnifico non ha mai detto «io realizzerò tutti i vostri desideri», solo che ne realizza ogni tanto alcuni. Anche perché, se lui realizza ogni mese un desiderio, ciò implica che ogni mese gli arrivano nuovi abitanti adulti, altrimenti dopo un po' avrebbe smesso, ma questo implica che la città è in crescita e quindi lui fisicamente non può realizzare tutti i desideri che gli arrivano, anche se ha lasciato intendere di realizzarne più di 12 l'anno a volte. No, il problema è la motivazione di Magnifico per il rifiuto. Magnifico infatti vede che il sogno del nonno di Asha è cantare per motivare il popolo e letteralmente le dice «è un desiderio troppo vago, motivare tipo per creare una rivoluzione? Non lo realizzo!»
Attenzione, attenzione. Qui, con questa linea di dialogo, Magnifico ha già commesso la bellezza di 4 errori. Il primo errore è quello di ritenere un desiderio vago un desiderio sbagliato. No, un desiderio vago è un desiderio vago, non è né buono né cattivo, e in linea politica, giuridica e filosofica vale il principio innocente fino a prova contraria. Bisogna lasciare le persone libere di fare le cose a meno che non si possa dimostrare inconfutabilmente che siano pericolose. Se io voglio fare un film, ma ho in mente un film vago, voi non è che me lo impedirete perché potrebbe essere un film brutto, mi si lascia fare il film. Anche perché non è che il desiderio non ci dica niente, il desiderio ci dice che lui vuole cantare. Magnifico sta dicendo che cantare è pericoloso perché si può cantare di qualsiasi cosa, quindi vieta di cantare. Ragazzi, ma ve lo devo spiegare io che è un ragionamento da tiranno questo? Ma tutti sti video saggi di americani che hanno cercato di difendere un tizio che letteralmente ha detto togliamo preventivamente la libertà di parola perché può essere usata anche per il male. No, tu togli solo la libertà di diffamare, calunniare, incitare al razzismo. Per il resto, lasci liberi. Questo è il primo errore di Magnifico. Secondo errore, ispirare... le cose, che cosa? Ispirare ad una rivolta? E questo è un errore di logica elementare. Magnifico ha preso una cosa generica, il toto, e l'ha ridotto ad un caso specifico a comodo, la pars. Questo è il cherry picking. Ispirare anche cose positive, per quanto ne possiamo sapere, tipo costruire ospedali. Ma lui ha immediatamente ed esclusivamente e illegittimamente considerato solo il caso peggiore. Ma veramente voi vi immaginate un vecchietto di 100 anni che si mette a cantare «Oh sì, uccidiamoci a vicenda!» Qui già si inizia a intravedere la personalità paranoide di Magnifico, di cui parliamo tra poco. Terzo errore, incitare una rivoluzione. Qui l'errore è assumere che una rivoluzione sia sempre sbagliata. Cosa falsa? Rivoluzione francese, rivoluzione partigiana, posso andare avanti per ore. Ci sono mille possibili motivi per cui ribellarsi non è solo giusto, ma anche necessario, specie contro un tiranno. Se anche il nonno di Ascia volesse incitare alla rivolta, Magnifico mi deve dimostrare che tale richiesta è ingiustificata. Il che, considerando come finisce il film, sarebbe logicamente impossibile. Quarto, sottile ma dettaglio importante, Magnifico ha appena dimostrato di non sapere fino in fondo a cosa conducono i desideri. Se ha definito questo desiderio vago, questo implica che Magnifico può capire poco dei desideri, il che rende invalido, secondo il suo stesso ragionamento, il suo accettare gli altri desideri. Insomma, il tizio non può cantare perché potrebbe cantare di rivolte, ma allora non puoi far cucire vestiti alla tipa perché la forbice è un'arma contundente. È a questo punto che Ascia, per la prima volta dall'inizio del film, dice una cosa giusta. Mette in discussione il sistema politico di Rosas. Ma chi è che ha il diritto di decidere se un desiderio è realizzabile o meno? Chi controlla i controllori? Come facciamo a sapere che i desideri vengono selezionati per criterio oggettivo e non per antipatie personali? Tutte le domande di Ascia, giustissime, vengono zittite da Magnifico, che strilla putinianamente «Io decido!». La gente ha guardato sta scena e ha detto «Sì, che bel capo di stato, che bella la monarchia, ora farò un saggio di 15 minuti in cui lo difendo e dico che chi lo critica è woke!». Magnifico rappresenta l'uomo forte al potere, che non deve rendere conto a nessuno delle sue decisioni e che quindi sono del tutto arbitrarie e prive di contrappesi e controlli. E infatti poco dopo dice ad Ascia, con atteggiamento antipaticissimo, che non solo non realizzerà mai il sogno di suo nonno, ma anche che non realizzerà mai il sogno della madre. Ma il sogno della madre non aveva nulla di sbagliato, questa è pure semplice vendetta personale, che conferma quanto ha criticato Ascia. Tutti i poteri sono nelle mani di un uomo e, come tutte le monarchie, ciò scade nell'errore tragico che non possiamo impedire al monarca di fare cazzate. Iniziamo a vedere infatti il lato oscuro di questa faccenda del desiderio. Innanzitutto, viene perduta la memoria del desiderio stesso, che è una metafora della censura governativa. Il governo cancella le tracce dei desideri più profondi, e se lo fa per errore, chi se ne? Tanto nessuno ha le prove, nessuno lo ricorda. Non solo. Come vi ho spiegato molte volte, soprattutto nella mia lezione di neurologia sull'Alzheimer e nel mio video su Black Mirror, i ricordi non sono delle cose che stanno dentro il vostro cervello. I ricordi sono il vostro cervello. Non sono tipo degli oggetti messi in una scatola, sono parte della scatola.
Noi non possiamo staccare i ricordi, stile Men in Black, senza alterare irreversibilmente la personalità. Per questo non è possibile filosoficamente dimenticare del tutto. Anche con il peggior Alzheimer, ciò che hai vissuto ti ha reso ciò che sei e quelle connessioni, quella struttura cerebrale, persistono anche se non ricordi più. Anche quando dimentichi un ricordo, quel ricordo ha plasmato te. Di conseguenza, quando Magnifico estrae un ricordo da qualcuno, quel qualcuno diventa come vuoto, manchevole, nel film. Anche perché, signori, diciamoci un attimo la verità. Io ho visto tutti questi video saggi americani, sicuro lettori di Trump, che difendono Magnifico dicendo che il desiderio potrebbe essere di male. Ma ragazzi, ragioniamo un secondo. Chi cazzo è che ha come desiderio più importante della vita qualcosa di terribile? Cioè, veramente, Magnifico non è che realizza desideri a caso, il desiderio sul momento che c'hai adesso. No, il desiderio più importante che hai nel cuore. Raga, salvo casi di patologia mentale, chi cazzo è che desidererà qualcosa di malefico? Magnifico e i suoi fan conservatori hanno una visione hobbesiana del mondo. La gente è intrinsecamente cattiva, fino a prova contraria, e per questo serve uno stato monarchico con poteri assoluti e indiscussi che li metta in riga. Ora, Asha fa il classico desiderio verso la stella, c'è una referenza a Peter Pan, e la stella letteralmente diventa una mascotte vivente del film e inizia a spargere la sua polvere fatata, rendendo tutti gli animali e le piante e i funghi non sono né animali né piante, parlanti. Il film, infatti, è pieno zeppo di reference ai film Disney precedenti. Bambi che incontra Little John, la scoiattolina della Spada della Roccia, lo stesso villain, oltre a ricordare il dottor Facilier, uscirà delle mani verdi simili ad Ursula e a Maleficent. La stella permette di realizzare i desideri in modo indipendente dal re, perché sì, il re ha bandito completamente la magia a parte la sua. E la gente non vede quanto questa cosa sia pericolosa! È letteralmente inarrestabile, cazzo, pure nel film alla fine la cosa va storta! Che cosa continui a difenderlo su YouTube? Ora, la discesa della stella provoca un grande raggio magico, e così Magnifico pensa che qualcuno stia venendo a dargli la caccia. Vedete, Magnifico pensa sempre in modo negativo, per lui. E qui inizia la canzone di Magnifico, che ci spiega perfettamente la sua personalità, e ci spiega anche perché è così amato dai conservatori. Magnifico è un narcisista a caratteristiche megalomaniacali, e infatti i conservatori tendono ad agorare figure forti, autoritarie, molto prese di sé, con un grande ego, Donald Trump, pensiamo, no? Che non si mettono mai in discussione, in quanto fanno da padre putativo per loro. La canzone di Magnifico è estremamente dettagliata. Quasi tutte le rime sono incentrate su di lui come primissima parola. I'd be, I'd want, I do, I. In questa canzone lui si riempie di complimenti da solo, che sono palesi compensazioni per le sue insicurezze. D'altronde, che cos'è il narcisista, se non colui che è più insicuro di tutti, subconsciamente? La canzone è un elenco di pregi in cui il grande altro lacaniano, il prossimo, è visto come un ingrato, petulante, che fa domande e richieste stupide senza capirlo. And this is the thanks I get, letteralmente, ed è così che mi ringraziate. Come vedete, Magnifico ha invertito il rapporto morale. Non è lui a dover ringraziare il popolo per il potere assoluto che ha e per il fatto che viene mantenuto dalla gente, perché sì, ha una caterva di servi e non credo che lui coltivi tutto quel cibo da solo. Era un re e i re erano mantenuti, e per questo i re si decapitano. Non solo. No, lui dice, sono invece gli schiavi che devono essere grati di tutte le libertà che gli tolgo e del fatto che in cambio di venire mantenuto ogni singolo giorno, in cambio io, una volta al mese, realizzo i desideri della minchia, tipo, ah beh, puoi cucire, utilizza una forbice, grazie, re magnifico, sei incredibile, wow, senza la tua magia come avremmo mai fatto a creare una forbice? Ora, vi ho parlato delle parole, ora parliamo del sottotesto della canzone. La canzone utilizza una retorica molto passivo-aggressiva, tipo, sicuro che non sei tu il problema? Adorerei vederti fare il mio lavoro. Quindi la gente sta difendendo su YouTube un narcisista. Da piccolo ha subito un trauma e per questo ha sviluppato un ego ipertrofico, e quindi tutto gira attorno a lui. La canzone del nonno di Asha sicuramente per una rivolta contro di me. Quel fascio di luce è sicuramente una minaccia contro di me. Il popolo deve ringraziare me. Io, mio. E ora parliamo visivamente della canzone. Continuamente abbiamo i riflessi di Magnifico che si guardano tra di loro. Il massimo onanismo egologico.
C'è questo libro di magia nera e la stessa Asha l'aveva toccato nonostante il re le avesse detto di non toccare, dicendo che era proibito e lo teneva lì solo per sicurezza, che è già un concetto del cazzo. È un concetto del cazzo. Se è negativo, distruggilo. Se è positivo, usalo. Tenerlo per non usarlo, stile Stati Uniti con l'atomica, è un modo ipocrita per dire mi riservo di usarlo quando cazzo voglio. Ora, gli youtuber americani hanno usato questa cosa del libro, e il fatto che la magia nera, quando la usi, si impossessa del tuo spirito, per, indovinate cosa, ripetete con me, difendere Magnifico, ci mancherebbe altro, dicendo che lui è una vittima del libro. Ma nessuno lo ha costretto a usare il libro, lui ha acconsentito a termini e condizioni del contratto, e già tenendolo sbagliava. Ancora una volta ha lasciato che la sua paranoia decidesse per lui e ora ne paga le conseguenze. Ora, il re usa i suoi poteri per realizzare il desiderio di uno degli amici di Asha. Ora, qui c'è un piccolo colpo di scena che mi ha effettivamente sorpreso. Uno degli amici di Asha l'ha tradita. E io pensavo che fosse il piccoletto sgorbutico, quello tipo Brontolo, parentesi, Team Brontolo, tutta la vita. Ma no, era quello addormentato, quello tipo Pisolo, il cui desiderio lo rendeva un cavaliere posseduto al servizio di Magnifico. Ora, questa cosa non viene mai spiegata. È un bel plot twist, ma non viene motivato il perché. Noi non sappiamo come ciò si colleghi al suo essere sempre così mogio e vuoto. E così e basta. Io ho l'impressione, non lo posso dimostrare, è una mia impressione guardando questo film, che sia un film che è stato tagliuzzato. È palese che volessero farci tante cose che poi sono state scartate e che è stato rimaneggiato più volte. La cosa del cavaliere, secondo me, doveva essere una svolta di trama più grossa. I genitori di Magnifico non ti vengono mai spiegati, e invece da come il film li introduce sembra qualcosa che vedremo in seguito, ma poi non si vede. Ora Magnifico inizia a usare i desideri come armi, in pratica può distruggerli e assorbire il loro potere, cosa che è come spezzare parte dell'anima di chi la usa. E, vorrei ricordarvi, ci sono dei video saggi che difendono sto tipo. Tra l'altro, c'è chi lo ha difeso dicendo che Rosas è un paradiso fiscale perché nella canzone del villain lui dice «Non vi faccio pagare l'affitto». Allora, a parte che è ovviamente una battuta, è una metafora del fatto che ognuno a Rosas ha la sua casa e lui non estrae l'affitto. È ovvio che delle tasse ci devono essere, nessuna società si regge senza tasse, o qualche altro tipo di obbligatorio mutuo sforzo. Le strade non si costruiscono da sole, che ne strillino gli anarcocapitalisti. Primo. Secondo, se fosse così, Rosas sarebbe un inferno anarcocapitalistico, il che mi darebbe solo ulteriori motivi per criticare Magnifico in quanto creatore di una distopia. Terzo, visto che ognuno gli deve dare appena divenuto cittadino i suoi desideri e lui li può distruggere, beh, direi che la tassa c'è, come. E non venitemi a dire ma è una donazione volontaria, sia perché il film non la presenta così, anche perché se fosse così il re dovrebbe restituire a chi non realizzerà mai il suo desiderio, semplicemente impedendogli di realizzarlo, toh. Sia perché questo renderebbe Magnifico un truffatore, perché la gente volontariamente gli dà i desideri per realizzarli o per custodirli, non per distruggerli. Ora, molti hanno fatto notare giustamente che la canzone di Magnifico non sembra quella di un villain Disney, che di solito usa dei toni gravi, una melodia epica, e di solito è, quasi sempre quantomeno, la migliore del film. Cosa che penso sia stata usata dai conservatori come prova per scusare Magnifico e dire che non è il villain. Invece una canzone che suona come quella da villain è quella Knowing What I Know Now, ossia sapendo ciò che ora so. Questa è una canzone che a me è piaciuta molto, perché è estremamente politica, in senso buono, per la Disney. È una canzone che parla apertamente di rivoluzione contro l'autorità. E ora capisco il perché della levata di scudi dai conservatori a difesa del monarca. La gente ha visto un film Disney che parla apertamente di rivoluzione contro un governo autoritario, una cosa che non vedevamo dai tempi del Gobbo di Notre Dame, per dire. E Magnifico strilla liberisticamente, iniziando ad assorbire il potere della stella e ad imprigionare il popolo, obbligandoli tutti quanti ad inginocchiarsi contro di lui e a obbedire. Vi ricordo, per l'ottantesima volta, che la gente ha difeso questo tizio! Ora attenzione, perché la regina si unisce a questi rivoltosi e tutti insieme iniziano a cantare e cantando si liberano dell'oppressione di Magnifico. Questa scena è molto bella, anche se un po' cringina, perché tutto il film è basato sul fatto che il popolo è, in senso russoiano, sovrano.
e si autodetermina in modo democratico. Il potere sta nel popolo e il popolo si riprende il potere. Non deve essere un re a decidere per te se il desiderio va bene, va male, realizzare per te il desiderio o una stella venuta da fuori da salvarti. È il popolo che si libera da solo perché noi siamo fatti di stelle. Letteralmente tutti i materiali pesanti del nostro pianeta sono stati creati tramite la fusione nucleare dentro il nucleo di stelle che poi esplodendo come supernove hanno sparso questi materiali in giro per il cosmo. Noi siamo figli delle stelle e non ci fermeremo mai. Il re viene dunque assorbito nel suo scettro. Ora, il film poteva finire qui, ma ci sono due cose che rovinano completamente il finale. Prima cosa, la regina torna al potere. Ma come? Tutto sto bordello sulla gente non eletta, senza il controllo di chi ha il potere di decidere di un intero stato, tutta la canzone sulla rivoluzione e poi mi mettete al potere una regina. Caduta di stile, enorme caduta di stile, ma proprio con la faccia nel fango. Cioè non va bene il re ma la regina sì? Questa è la parodia di quello che il liberismo pensa essere il femminismo. Cioè non risolvere l'oppressione, bensì mettere più oppressori femmine. Questo è il femminismo di destra, il femminismo girl boss, che dice più Thatcher, più Clinton, più Merkel, Ma ancora, io potevo turarmi il naso e sopportare il finale, perché sembra andare in una direzione comunque incoraggiante. Lasciamo stare la regina. Dopo che i desideri sono stati restituiti, la regina organizza la gente per realizzarseli da soli. Ah, tu vuoi volare? Ti faccio lavorare con una tizia che vuole costruire una macchina volante. Noi possiamo realizzare i nostri desideri da soli, senza aiuti esterni. Un concetto che ricorda la frase di Kennedy: non chiedere cosa lo Stato possa fare per te, ma cosa tu puoi fare per lo Stato. Ed ecco che la stella regala una bacchetta magica ad Asha affinché diventi la fata madrina e realizzi i desideri della gente per loro. Ma allora per cosa abbiamo lottato finora? Ed è qui che ritorna la Disney a ricordarci che è un'azienda capitalista e quindi l'idea di spodestare i potenti non può propagarla così facilmente. Il problema non è qualcuno che decide per te, è qualcuno di cattivo che decide per te. Ah, hai capito? Date un enorme potere ad un buono, tipo me, e tutto andrà bene. E fu così che Valentino desiderò che gli umani sparissero e tutti i mammiferi diventassero civilizzati, realizzando Zootropolis. Insomma, ragazzi, questo è un film che è stato scritto male e capito peggio. C'è una sola cosa peggiore di questo film: i suoi critici, che pur di dare contro al film ne difendono il villain, dimostrando che è un villain scritto bene, quindi, visto che riesce a convincere qualcuno a seguirlo. Un'ultima disperata difesa di Magnifico che ho sentito è questa: vabbù, a Rosas la gente sembra stare felice, quindi Magnifico è giustificato in quello che fa e nel suo potere. Signori, questo è letteralmente ha fatto anche cose buone. E chiudo qua. Non basta riempire un film di riferimenti a vecchie glorie per creare una trama solida, anche perché i mega crossover dei classici Disney li abbiamo già avuti 3 volte, con Kingdom Hearts, con Once Upon a Time e con Descendants. Quindi noi siamo già abituati a tutto ciò. È davvero questo il modo di celebrare 100 anni di una corporation del genere? C'è chi ha detto che la sceneggiatura è pessima per via dello sciopero degli sceneggiatori. Lo youtuber Let Me Explain, addirittura, vede nel film una denuncia dei registi, ossia i protagonisti, schiacciati dai produttori, cioè il re, che è colui che decide cosa si può fare e cosa no. Così come i numerosi cambi di direzione. Inizialmente volevano fare in 2D, poi quando hanno capito che ciò avrebbe enormemente limitato i movimenti della finta telecamera hanno optato per questo 3D con dettagli 2D. Tra questi cambiamenti, uno che forse avrebbe avuto più senso. In origine, entrambi i coniugi erano villain, e questo avrebbe salvato la morale repubblicana del film e avrebbe permesso un plot twist interessante. Immaginate, la regina si finge amica dei rivoluzionari, ma poi li tradisce. E magari avrebbe accontentato i fan di Magnifico, usando la regina come colei che lo spinge al lato oscuro. Il film cerca di essere capace di grigi oscuri, come quando il padre di Asha viene a sapere che il suo desiderio non sarà mai realizzato e inizialmente non vuole riaverlo, dicendo che avere un desiderio che non sarà mai realizzato è una tortura. Ed è inutile dire che i reactioner gli hanno dato ragione, giustificando in questo modo il lavaggio del cervello,
Ok? Quando invece, cari miei, un desiderio è ciò che vi motiva. Non sto dicendo che ogni vostro desiderio si realizzerà, ma vi dico che spesso chi vi dice che non si realizzerà mai non sa il futuro meglio di voi, o potrebbe avere interesse ad indurvi al pessimismo. Siate artefici del vostro destino e siate consapevoli del vostro desiderio, anche quando non lo realizzerete. È prezioso, avrete imparato qualcosa. Alla fine i sogni sono desideri di felicità. So che state già cringiando, quindi vi lascio il DVD di Wish su Amazon in descrizione. Se i miei video ti piacciono, dai un'occhiata al mio Tipeee, dove potrai donare per supportare il canale e ricevere in cambio di premi. In descrizione trovate anche il mio merchandising. Se questo video ti è piaciuto, ti metti a mettere mi piace e iscriviti a questo canale. Ringrazio i miei patrons e ci vediamo al prossimo video.